Buongiorno a tutti, benvenuti in questo corso di chimica. Questo sarà un corso di chimica inorganica, vedremo poi se fare anche il corso vero e proprio della chimica organica. Probabilmente sì, questo qua coprirà un po' quelli che sono gli argomenti più o meno di chimica 1, quindi ingegneria più o meno. Ok, partiamo dalla prima slide. Vediamo le varie slide. Allora, chimica, studio della composizione e della struttura della materia e le sue trasformazioni. Studio degli atomi e delle molecole delle sostanze, della dipendenza del comportamento delle sostanze, dalle proprietà molecolari e di come gli atomi e le molecole interagiscono per formare nuove sostanze. Ok? Quindi fondamentalmente la chimica è questo. L'obiettivo è quello di la comprensione della dinamica del ragionamento che sta alla base di ciò che succede a livello molecolare. Allora, la chimica si basa sul metodo scientifico, ok? Che è proposto da questo, diciamo, flowchart. Qui si ha l'osservazione, l'ipotesi, gli esperimenti. Se l'ipotesi non è confermata, si continua con altre ipotesi. Se l'ipotesi ovviamente è confermata, si va alle conclusioni e si possono fare ulteriori esperimenti o sviluppare una teoria vera e propria. Questo è quello che fanno un po' i chimici, ma anche tutti quelli che utilizzano, diciamo, gli scienziati che utilizzano ovviamente il metodo scientifico. Okay. Allora, come è nata la chimica? Qual è il motto? Ok? È il motto di Antoine Lavoisier: nulla si crea, nulla si distrugge. Questo lo sapete bene anche a livello dell'energia, non solo della chimica. Okay. Allora, nonostante l'opera di numerosi emeriti studiosi, ancora alla fine del XVII secolo si considerarono validi alcuni concetti del tutto errati, come ad esempio la teoria del flogisto. Nel 1700 è emersa la necessità di una teoria che riunisse le varie scoperte nel campo dei gas. L'uomo che fece questo lavoro fu Lavoisier, il quale demolì ovviamente la teoria del flogisto con la sua legge di conservazione della massa nel 1689, la legge di conservazione della massa, ok? Egli è considerato il padre della chimica moderna, fra i suoi meriti vi sono, oltre alla citata legge di conservazione, il metodo di lavoro, con attenzione alla purezza dei reagenti e l'uso della bilancia di precisione, l'opera di nomenclatura dei composti binari, la corretta determinazione della composizione dell'aria, analisi sulla composizione dei grassi, oli e zuccheri, scoprendo che le sostanze presenza di ossigeno e carbonio, i mattoncini, tutte le sostanze chimico-organiche. Okay? Quindi la chimica organica, il padre della chimica organica, diciamo. Allora, vediamo un attimo Lavoisier e la legge di conservazione della massa. Okay? Allora, Lavoisier riconobbe l'importanza delle misurazioni accurate e fece una serie di esperimenti sulla combustione. All'epoca si pensava che la combustione fosse dovuta a una proprietà chiamata flogisto, espulsa dal legno o dai metalli quando bruciavano. Lavoisier riscaldò dei metalli, okay, in recipienti chiusi con quantità limitate d'aria. La calce si formava, pesava di più del metallo originale, ma il peso dell'intero recipiente era immutato. Ovviamente, nulla si crea, nulla si distrugge. Analogamente, bruciando la legna, la cenere residua era più leggera del legno di partenza, ma il peso del recipiente rimaneva lo stesso. Quindi la trasformazione del metallo, della legna, non era conseguenza della perdita di flogisto, ma dell'acquisto di un gas, dei gas presenti nell'aria, ossigeno. Ok? Quindi verifico in questo modo la legge della conservazione della massa, che la massa ovviamente si mantiene, è costante. Ok? Quindi in generale la legge di conservazione della massa vi dice che in una reazione chimica la massa totale si conserva, nulla si crea né si distrugge, ma tutto si trasforma, come l'energia del resto. La somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti. Ok, nel processo di formazione dell'acqua, se voi prendete 2 grammi di idrogeno e li fate reagire con 16 grammi di ossigeno, poi vedremo le moli, tutto questo discorso si vedrà più avanti. A parte che ci sono già dei video sul mio, già dei video di esercizi sul mio canale, se volete vederli. Però qua partiamo da zero. Allora, 2 grammi di ossigeno più 16 grammi, 2 grammi di idrogeno, scusate, più 16 grammi di ossigeno danno 18 grammi di acqua. Okay? Quindi 2 più 16 fa 18. Vedete che si conserva, anche se ovviamente l'H è H2O, quindi sono due atomi di idrogeno più uno di ossigeno, però comunque si conservano. Okay. Esempio, un altro esempio, riscaldando 2,53 grammi di mercurio metallico all'aria si ottengono 2,73 grammi di
di residuo rosso-arancione, la trasformazione chimica è la reazione del metallo a contatto con l'ossigeno, cioè il metallo si ossida, ok? A contatto con l'ossigeno. Quindi il mercurio, per esempio, più ossigeno vi dà l'ossido di mercurio, ok? Qual è la massa dell'ossigeno che reagisce? 2,53 grammi più la massa dell'ossigeno mi dà 2,73 grammi di ossido di mercurio. La massa dell'ossigeno potete calcolarla ricavando l'incognita, cioè la massa dell'ossigeno, dall'equazione. Vedete, è molto semplice. Perché? Perché la massa si conserva, quindi 2,73 grammi meno 2,53 grammi vi dà 0,20 grammi di massa dell'ossigeno, ok? Quindi molto semplice. Ovviamente la legge di conservazione della massa. Andiamo avanti. Allora, legge delle proporzioni definite, legge di Proust. Un composto, questa qua è una classica legge della chimica. Un composto puro, qualunque sia l'origine o il modo di preparazione, contiene sempre quantità definite e costante degli elementi, proporzionale alla loro massa. Per esempio, l'anidride carbonica, o anche detta biossido di carbonio, contiene il 27,3% di carbonio e il 72,7% di ossigeno. Ed è sempre così, ok? Ma è sempre così anche perché la molecola ha una formula definita, cioè se ci sono dentro, se è un atomo di carbonio, la proporzione sarà sempre quella. Basta andare a vedere quanto avete di mole di carbonio, okay? Quant'è la mole dell'anidride carbonica, ok? Allora, l'ossido di carbonio è formato dal 42,9% in massa dal carbonio e dal 57,1% in massa dell'ossigeno, ok? Allora, poi abbiamo teoria atomica di Dalton. Allora, la materia è composta da particelle indivisibili chiamate atomi. Beh, questo si sa, no? Però questa qua è una lezione un po' introduttiva alla chimica. È la prima. Allora, un atomo è una particella estremamente piccola che mantiene la sua identità durante le reazioni chimiche. L'atomo, nelle normali reazioni, non cambia, cioè l'atomo resta quello. Cioè cambia la composizione delle molecole, quindi le molecole sono formate da atomi, cambiano le molecole, cioè gli atomi si aggregano con altri atomi diversi magari, ok? O restano da soli nella reazione chimica, ma non cambia l'atomo. Per cambiare l'atomo ci vogliono reazioni nucleari, ok? Che non è oggetto ovviamente di questo corso, magari potrebbe essere oggetto di corsi a livello successivo, ok? Però è così. Allora, un elemento è un tipo di materia composto da un solo tipo di atomo. Tutti gli atomi dello stesso elemento hanno la stessa massa e le stesse proprietà, ovvio, no? Scontato. Un composto è un tipo di materia costituito da due o più atomi, quindi un composto potrebbe essere una molecola, non è detto, eh? Allora, costituito da atomi di due o più elementi chimicamente uniti per proporzioni fisse. Due tipi di atomi in un composto si legano per proporzioni espresse da numeri semplici interi. Ecco, sì. Gli atomi si legano sempre da numeri semplici interi, okay? Non da numeri divisi. Okay? Cioè non può esserci la molecola con mezzo atomo, cioè la molecola d'acqua, H2O, okay? Sono due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Non è che voi avete mezzo atomo di ossigeno, potete avere mezzo atomo di ossigeno, avete sempre un atomo di ossigeno e due di idrogeno, quindi proporzioni fra numeri interi. Questo vuol dire. Allora, una reazione chimica è un esempio di trasformazione della materia, in particolare essa consiste nella ricombinazione degli atomi, quello che vi dicevo prima, no? Presenti nelle sostanze reagenti in modo da ottenere nuove combinazioni, cioè nuove molecole, ma alla fine combinazioni chimiche delle sostanze formate dalla reazione, prodotti della reazione, ma è quello che vi dicevo, si combinano in modo diverso, ma gli atomi restano gli stessi, ok? Sono comunque gli atomi stessi. Allora, la materia, potete dividerla in sostanza pura, che può essere un composto o un elemento o in una miscela omogenea o eterogenea, ok? La miscela è un miscuglio fondamentalmente, cioè non è una molecola la miscela, ok? La materia potete analizzarla come fate ad analizzare per capire una miscela. Allora, si può separare per via fisica, cioè voi partite per capire cos'è sostanza pura, composto, elemento, miscuglio. Fatevi delle domande, no? Secondo questo schema. Allora, la materia si può separare per via fisica. Allora, se si può separare, è una miscela, ok? È omogenea, ok?
Sì, è una soluzione, no, è una miscela eterogenea. Allora, la miscela è come se vuoi farvi capire, è come se voi prendete, non so, l'acqua e non so, per esempio, l'olio e l'acqua, le mescolate, ok? Oppure l'acqua e il gasolio non si mescolano, cioè si crea una miscela perché alla fine voi avete un contenitore che ha dentro entrambi, ok? Però in realtà sono semplicemente miscelati, non si uniscono a livello chimico, quello è il discorso, sostanzialmente. Quindi se no è una sostanza pura, se si possono separare per via fisica, si può decomporre chimicamente, se sì è un composto, se no è un elemento. Conduce elettricità, metallo o non metallo, ok? Il metallo conduce elettricità, i metalli non conducono, isolanti, più o meno isolanti, non è detto che siano completamente isolanti, ok? Sì, questa è una distinzione importante, però fino a un certo punto in chimica, nel senso che è molto generale, no? Va bene un po' per tutto questa, un po' per tutti gli elementi. Questi sono degli esempi, miscela eterogenea, zolfo ferro, vedete, cioè hanno mescolato lo zolfo col ferro, però in realtà non reagiscono chimicamente, vedete? Elementi, va bene, carbonio, vedete, sono atomi di carbonio, il bromo, lo iodio, il fosforo, ok, sono tutti esempi. I composti, vedete invece che sono diversi, perché cloruro di sodio, solfato di rame, vedete che sono tutte molecole queste, vedete infatti che come descrizione cioè hanno una formula chimica ben precisa, vedete? CuSO4, NaCl, ok? Quindi cioè, questa è una grossa differenza, no? Tra i composti e la miscela, è la principale differenza. Ok? Vabbè, dal funzionamento dei simboli atomici, vabbè. Mi interessa relativamente, questa è una cosa un po' storica, questo schema non mi interessa ad oggi. Saltiamo, simboli atomici, questo invece è molto importante. Allora, notazione costituita da una o più lettere corrispondente ad un particolare elemento. Spesso si fa uso delle prime lettere dal nome latino, quindi oro, il simbolo chimico, diciamo così, sulla tavola periodica è AU, ok? E deriva dalla parola aurum. Sodio, Na, deriva dalla parola natrium, quindi derivano da delle parole latine, ok? E si è preso le prime lettere e si è inserito nella tavola periodica. Il cloro comunque è simbolo Cl in tavola, ok? Bene, credo che siamo arrivati alla fine di questa lezione. Era un'introduzione, poi andremo avanti a fare tutte le nostre lezioni e introdurremo poi anche gli esercizi di tutto questo materiale qua. Non so se li farò contemporaneamente al corso, magari dopo il corso facciamo tutti gli esercizi, oppure li facciamo in contemporanea, quello devo ancora un attimo capire e decidere. Ok? Niente, direi che ci vediamo alla lezione numero 2. Ok?